Cari amici di Realty in TV, questa sera abbiamo il piacere di ospitare un autore, Andrea Accorsi. Buonasera Andrea. Buonasera. Ed è qui per presentarci il suo libro che si chiama Portami lontano da me. È un libro visto tratto da una storia vera, quindi sarà anche molto molto coinvolgente, immagino. Passo subito la parola alla nostra Queen, alla nostra Giusy. Buonasera Giusy. Buonasera direttore, buonasera Andrea, benvenuto, un piacere averti con noi. Allora Andrea, bolognese, collaboratore da tempo della rivista mensile Correre, autore di diversi, ho visto anche altri libri, e oggi ci parli appunto di questo bellissimo libro che consiglio a tutti i nostri amici a casa, Portami lontano da me, Minerva Editore, un libro che non faccio fatica a credere perché appunto ho già letto e trovo davvero molto bello, adesso ne parleremo insieme. Ha vinto la 7ª edizione del concorso letterario Caffè delle Arti, sezione narrativa inedita, quindi è già vincitore di un meritatissimo premio. Allora Andrea, questo è un libro appunto tratto, come diceva il direttore, da una storia vera, e ti faccio i miei complimenti perché al di là della storia credo che tu abbia veramente narrato egregiamente nello stile questa appunto bellissima storia, bellissimo incontro tra due individui apparentemente così distanti, ma in realtà invece con molte cose in comune, quindi uno scontro di generazioni, una storia di sofferenza dura, di abbandono, di solitudine, di vita, di morte, però davvero molto emozionante, a volte un linguaggio anche giustamente duro, crudo, diretto, mai prolisso, insomma. È veramente molto, molto emozionante leggere questo libro. È un viaggio che, insomma, anche un po' come metafora di vita, si era già visto, ecco, una storia con un viaggio in bicicletta come metafora di vita, ma tu ci metti un qualcosa di originale, perché è un tandem. E questo tandem effettivamente rafforza tantissimo, perché insomma questi due personaggi diventano in un certo senso una cosa sola, cioè uno che spinge l'altro, uno che aiuta l'altro. E non voglio rivelare tantissimo e poi voglio far parlare te, voglio dare appunto intanto ai nostri amici a casa l'idea. Allora Andrea, so che appunto una storia vera è che ti ha colpito diciamo un evento, una storia di cronaca che hai visto in televisione, quindi è da lì che nasce quest'idea. Sì, diciamo che la radice, cioè l'idea principale del romanzo, della storia, prende spunto da una puntata che io ho visto di un programma televisivo dove si narrava la vicenda di questo ragazzo che in realtà si chiama Nathan, ragazzino con grandi problematiche di tossicodipendenza, e veniva affidato dalla madre a un viaggiatore in moto, a un motociclista, per tentare una sorta di terapia estrema, cioè portarlo fuori da tutto quello che era suo habitat naturale, fatto ovviamente oramai di una deriva totale quasi della vita dovuta appunto a questa perduranza di tossicodipendenza dalla quale nemmeno i centri di recupero erano riusciti a ottenere alcun risultato, e quindi la madre in ultima istanza tentava di affidarsi a questo viaggio in motocicletta che potesse portare il figlio a vedere un ambiente diverso, a vivere una sorta di avventura a contatto diretto anche con la natura, con le difficoltà che si possono incontrare in un viaggio, quasi una terapia d'urto per portarlo proprio fuori dalla sua zona, che ovviamente non è di comfort ma è di scomfort quasi. Ecco, lo spunto è nato da lì, poi su quello io ovviamente ho romanzato, ho costruito la mia storia, ma prendendo la base da questa vicenda vera realmente accaduta, mi sono poi documentato anche sul seguito della vicenda, e ovviamente ho trasformato innanzitutto il personaggio del motociclista in un personaggio ciclista e quindi appassionato di bicicletta, e ho volutamente utilizzato il tandem perché il tandem era uno strumento che permetteva nel motore narratorio di portare quasi all'esasperazione la difficoltà di questo viaggio,
cioè l'intento, l'obiettivo era quello di dare, ok, una nuova possibilità, una strada diversa per recuperare questo ragazzino, ma farlo attraverso la fatica, cioè fargli conoscere che comunque la vita, il mondo, le vicende e tutto quello che comporta il viaggio della vita comunque presenta delle difficoltà che non sono dovute solamente all'ambiente che fino a quel momento in un certo qual modo ti ha prosciugato, ma sono dovute anche al fatto di mettersi realmente a contatto l'uno con l'altro e dover spingere un mezzo in comune, quindi cioè la mia fatica diventa la tua fatica, quindi nello scambio del tandem, oltre ovviamente alla situazione della rotazione, perché comunque cioè, la bicicletta è il movimento rotatorio che richiama il movimento rotatorio della vita, ma nello stesso tempo ti pone in una difficoltà reale. Poi la costruzione del personaggio di Andrea, appunto, che è il personaggio che porta via Marte, che porta, a cui viene affidato per questa terapia estrema, è totalmente romanzata, nel senso che non ha nulla a che fare con la vicenda reale, ma prende quasi più uno spunto autobiografico, insomma lì c'è molto di mio, c'è molto di autobiografico, non tutto, ovviamente c'è un po' di flusso di coscienza mescolato a quelli che sono poi gli elementi del viaggio per proprio. C'è un po' di tuo, questo l'ho riconosciuto, al di là ho visto che hai scelto il nome, anche la bicicletta, insomma c'è un richiamo, un qualcosa appunto di autobiografico, l'ho notato subito. Ecco, ma questa terapia che in realtà doveva essere per il ragazzo, poi invece è una terapia che servirà ad entrambi. Infatti il titolo stesso, cioè nel titolo io ho scelto quasi di portare il lettore a riflettere, cioè ad arrivare alla fine della lettura chiedendosi in realtà chi è che porta lontano da sé. Cioè, se l'invocazione è da parte di Marte, del ragazzino, cioè di cercare qualcuno che lo porti via dal suo mondo oramai totalmente grigio e ammuffito, o se è Andrea che in questo viaggio trova una dimensione in cui può essere portato via da se stesso, da quelli che sono un pochino i suoi refusi di vita, i suoi buchi neri che si porta dietro da tanto tempo, e ci sono cose irrisolte nella sua vita che proprio attraverso il viaggio e anche allo scontro generazionale, alle difficoltà che incontra nel rapportarsi con questo personaggio estremamente scomodo che è Marte, in realtà diventa terapeutico anche per lui, quindi il senso era quello, effettivamente è una terapia su doppio binario, cioè funziona per entrambi, oppure può non funzionare per entrambi, su questo. Questo ovviamente magari non lo so perché toglierei un po'. Assolutamente non dobbiamo togliere il piacere della lettura ai nostri amici a casa, però insomma è forte, è molto molto bello. Mi è piaciuto anche l'immagine della gabbia, no? Credo che in questa immagine ci sia proprio tantissimo, al di là del titolo che in questo caso è pregnante, ma questa gabbia che rende davvero, davvero l'idea, e come dici tu, quando poi leggi tutto il libro torni un po' indietro sul titolo, sulle immagini, per rafforzare proprio quello di cui si è parlato. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito è stata questa dei manicomi dei bambini, cioè queste realtà di cui si parla, e devo dire che mi hanno colpito non poco. Come mai decidi anche di parlare di questa cosa? C'è stato qualcosa che ti ha colpito in particolare? Sì, assolutamente. Qualche anno fa io avevo letto Il manicomio dei bambini di Gaino e mi aveva lasciato molto, mi aveva fatto un segno molto profondo, anche perché era un documento, cioè non è un romanzo, ma è un documento reale di tutto ciò che è accaduto in quegli anni, meravigliosamente documentato da Gaino, ma terribilmente grave, cioè terribilmente ti lascia effettivamente un segno di dolore profondo pensare che in un'epoca abbastanza vicina alla nostra si siano paralizzate situazioni dove si può parlare veramente di costrizione, di annullamento totale della personalità di un bambino,
dove venivano prese decisioni burocratiche per effetto delle quali semplicemente un bambino abbandonato da una famiglia veniva considerato pazzo, quindi veniva rinchiuso in questi istituti disumani dove poi venivano sottoposti a elettroshock e altre terapie disumane. E, sì, disumane. Quindi ecco, io lì ho, diciamo, che ho voluto spingere un po' sull'acceleratore, nel senso che ho creato l'infanzia di Marte come se lui fosse effettivamente un ragazzino che ha vissuto questa esperienza, quindi esce disastrato da un'infanzia che è stata una non infanzia, ma è stata prettamente una costrizione, tant'è che quasi non parla, fa fatica a rapportarsi negli elementi più comuni di quelli che sono un fanciullo, e uscito da una situazione come quella, privo di famiglia, perché oltretutto insomma è finito lì dentro perché viene da una famiglia dove non ha padre, dove la madre muore per tossicodipendenza, eccetera. Quindi uscito da lì, per lui rimane il barter totale. L'unica cosa a cui, cioè, si affida è che inizia questo percorso di uso smodato delle droghe, perché in realtà è l'unica maniera con la quale riesce ad azzerare, ad annerire i ricordi negativi che ha di questa infanzia nel manicomio. Cioè, per lui diventa una sorta di terapia per dire non penso, cioè, piuttosto che pensare preferisco farmi, perché tutto, mi crea un mondo allucinogeno che sia ancora più forte di quello che è stato quello reale, che già di per sé è stato tremendamente allucinogeno. Io l'ho romanzato in questo senso. Assolutamente, però mi è arrivato proprio questo senso anche di denuncia per queste realtà assurde, magari non tanto conosciute purtroppo, quindi questo è importante. So che hai scritto questa storia anche un po' di getto, cioè proprio con la naturalezza e anche abbastanza velocemente, magari rispetto ad altre che hanno una gestazione lunga, no? Questa cosa è bella e a volte è vincente, come si è dimostrato in questo caso. Quando hai sentito proprio di buttare giù queste cose, che sentimenti avevi? Avevi idea o voglia di dedicare a qualcuno in particolare questo libro, che arrivasse a un pubblico in particolare, giovane, oppure era proprio un'esigenza che ti è venuta così spontanea? No, penso che sia proprio una questione personale, nel senso che in realtà la parte autobiografica è qualcosa che stava lì da anni, da 20 anni, da 30 anni, e quindi non esiste mai in realtà un momento in cui le cose escono perché sono programmate a livello umano, soprattutto per chi scrive, o quantomeno è così per me. Ci sono cose che stanno lì dentro da anni, da decenni, poi a un certo punto vengono fuori, cioè non lo scegli, onestamente non l'ho scelto io. Quello era un momento della vita in cui, a parte il fatto che dal punto di vista della scrittura avevo deciso di smettere di scrivere, quindi non avevo più nessuno stimolo per continuare a scrivere, cioè cestinavo in continuazione tutto quello che usciva, ho robe aperte dentro questo PC da 20 anni che stavano lì, non andavano avanti, eccetera. E poi è venuta fuori l'esigenza di buttare dentro alle pagine di un libro questa parte autobiografica. Forse era il momento di farlo. E da lì il flusso è stato immediato, cioè collegare le due storie. Ripeto, io questo l'ho buttato giù in meno di 3 mesi, ho roba aperta da 20 anni qua dentro, che non va e probabilmente non andrà da nessuna parte. Si corre molto il rischio, facendo così, di essere un po' precipitosi. Nello stesso tempo, però, come ho detto, proprio perco del libro, sono le cose forse un po' più vere, perché sono quelle che ti escono di getto. E a me è successo questo, poi alla fine ho deciso di mandarlo a un concorso letterario, ma quasi più per sfida personale, cioè nel senso di dire, tanto è un momento in cui sento così negativamente la scrittura che non me ne frega niente, cioè lo butto lì e fine. Poi invece da lì è venuto fuori qualcosa di buono. E insomma, ha preso la sua strada, oltretutto con Minerva, che penso che non smetterò mai di ringraziare, perché con Roberto Mugavero, con la famiglia Mugavero, non ho trovato degli editori, ma ho trovato degli artigiani del libro, che sono una merce
estremamente rara nel mondo dell'editoria, e soprattutto ho trovato delle bellissime persone che, indipendentemente dal lavoro che fanno, hanno un aspetto umano che per chi scrive è qualcosa di oro, cioè insomma è un materiale davvero prezioso. Certo, ci credo, è bellissimo anche proprio sentirti parlare di questo feeling, di questo connubio lavorativo, che infatti non sempre è così scontato che ci sia, e quindi è, poi vabbè, Minerva la conosciamo e sappiamo insomma la qualità di quello di cui stiamo parlando, quindi assolutamente. Secondo te quali sono stati i punti, nel senso che ha fatto vincere questa tua storia, questo romanzo? Cos'è che secondo te è stato importante? Ma guarda, io ho sempre avuto solo un dubbio su questa storia. Di cadere un po' troppo, cioè di correre il rischio di cadere un po' troppo sul melodrammatico, cioè non volevo che fosse necessariamente, so che la storia è dura, è un macigno, in molte recensioni mi hanno scritto che è un pugno nello stomaco, che si fa fatica, si fa fatica a voltare pagina, ma nello stesso tempo non si vede l'ora di voltare pagina. Ecco, allora io ho detto, se è arrivato questo, è arrivato quello che effettivamente speravo che arrivasse, però avevo paura appunto di correre il rischio di sembrare troppo drammatico nella descrizione di queste vicende. In realtà ho pensato che questa è una storia pesante, cioè una storia dura, non si può mettere giù in un'altra maniera. I vocaboli stessi che ho usato, cioè il tono che ho dato a Marte nel suo linguaggio, cioè lui è un bastardo, non potevo descriverlo in un'altra maniera, non potevo mettergli in bocca dei vocaboli di un ragazzino che sì, ok, mi sono fatto due pere, però sono carino e simpatico, cioè non sono questo, capito? Dovevo essere tali, nel senso, una bellezza. Dovevo metterla giù com'era, e da un certo verso ha i suoi lati grigi e non pochi, anche l'altro personaggio, anche Andrea, e anche lui non volevo accarezzarlo, cioè volevo metterlo giù com'era, poi che piacesse o che non piacesse. Ecco, forse è una delle volte in cui me ne sono assolutamente fregato del fatto che potesse piacere o che non potesse piacere, cioè è forse la volta in cui la storia piaceva a me, e quindi piaceva a me, andava bene così. Poi ovviamente dopo, in fase di editing e tutto il resto, mi devo confrontare anche con quello che è, e la cosa che mi ha spiazzato, che mi ha sorpreso, è che questo libro non è stato fatto editing. Cioè, nel senso che sì, è stato pulito come fa ovviamente una brava casa editrice, ma non è stato spostato una virgola, non è stata corretta una parolaccia, credo di averne usate tante. È bello così com'è, come è nato e tutto, e quando proprio nasce quella cosa lì, che deve essere così, no? Ed è vincente, infatti. Mi ha colpito anche l'invito alla lettura che insomma affidata a Matteo Vicino, regista e drammaturgo. Mi è piaciuto questo invito alla lettura, solitamente sai, prefazione, introduzione, questo invito alla lettura mi è sembrato veramente molto delicato, molto raffinata come scelta. Pensi che ci possa essere un risvolto, diciamo, cinematografico legato a, diciamo, un'altra... Qualcuno, non lo so, qualcuno ci sta lavorando, cioè nel senso è stato preso in considerazione da qualcuno in questa direzione, poi ovviamente da qui a dire c'è un antefatto in questo senso, che tutto questo è nato nel periodo Covid, intanto all'inizio del Covid. Quindi anch'io avevo molto tempo libero, era il periodo del lockdown, quindi eravamo chiusi in casa. Per una serie fortuita di situazioni io sono entrato in contatto con Matteo Garrone, e ancora prima, cioè di mandare il libro al concorso letterario, io ho inviato le cose a Matteo Garrone, ovviamente pensando che venissero cestinate come finiscono più delle volte le bozze, anche perché non abbiamo nessun rapporto diretto, quindi e invece ho avuto risposta, cioè la cosa che mi ha stupito è che ho avuto risposta da lui, dalla sua casa cinematografica, e la risposta è stata, la storia mi è piaciuta tantissimo, è un momento molto, lui mi disse, un momento molto grigio per la cinematografia italiana, facciamo molta fatica alle produzioni perché il Covid su questo purtroppo ha, come in tante altre attività, influito molto negativamente,
però se un giorno ci fosse la possibilità, io a questa ora qua ce l'ho. A me la storia è piaciuta molto, oltretutto mi disse anche molto nelle mie corde, cioè sui lavori che ho fatto io. A me piace tantissimo Matteo Garrone, quindi ho visto tutto quello che ha prodotto lui. Quindi non lo so, qualcun altro lo sta leggendo. Mi sembrano dei presupposti ottimi quelli che ci stai raccontando. Credo che possiamo, insomma, ben sperare. Ecco. Penso che la trama si possa sicuramente prestare per una trasposizione cinematografica, poi insomma da qui a fare voli pindarici fin troppo. Noi incrociamo le dita perché insomma sarebbe davvero molto bello. Andrea, grazie per essere stato con noi. Io consiglio davvero vivamente ai nostri amici a casa di leggere questo bellissimo libro, c'è davvero di tutto, abbiamo già dato un po' tutte le coordinate, è una lettura davvero molto molto bella. E ti chiedo, stai già lavorando a qualche altra, diciamo, idea, o per adesso ti stai concentrando su questa soddisfazione? C'è stato, no, io 6 mesi fa ho terminato un altro lavoro che era in gestazione da un po' di tempo sono passati 2 anni dal concorso di Caffè delle Arti, che era la 7ª edizione. L'ho inviato anche questo come inedito alla 9ª edizione di quest'anno e ho rivinto il premio della critica con questo lavoro che si chiama Hollywood. Quindi questa è una chicca, devo dire che sono doppiamente felice. Allora, congratulazioni. No, è un momento fortunato, dai. Diciamo. No, sei bravo, non è un momento fortunato. Sono uscite 2 storie, penso, da 2 condizioni completamente diverse, diametralmente opposte, però credo che siano uscite con tanta sostanza. Forse c'era necessità anche di staccarmi, come ho fatto per 1-2 anni, quasi di avere il rifiuto di scrivere, forse la sostanza andava cercata un po' più in fondo, e penso che qualcosa di buono sia venuto. Direi proprio di sì, e ti facciamo i nostri complimenti, le nostre congratulazioni, ti aspettiamo per altri lavori, per altre novità, sei sempre il benvenuto. Intanto ricordiamo ai nostri amici a casa, Portami lontano da me, Minerva Editore, per Real Team TV, Andrea Accorsi. Grazie Andrea, è stato un piacere. Grazie, il piacere è mio, grazie. Ciao Andrea. Ciao. Alla prossima, ciao ragazzi.